Buongiorno Pippo, è possibile? Beh, penso di sì, perché se incominciamo la giornata così direi di sì. Cosa nasce oggi qui? Ma in realtà non nasce nulla in particolare, nel senso che è una tensione tra cose diverse che però cercano un progetto unitario per governare il paese in modo molto diverso da quello che vediamo in questi giorni, in questi mesi. Quindi non è solo una liberazione, un'indipendenza, visto che è il 4 luglio, dal Partito Democratico, ma è un progetto nuovo che si muove con persone diverse, che hanno storie diverse, che però cercano di incontrarsi. Per cui un messaggio, penso, positivo. Anche perché molti di quelle persone che sono qui hanno rinunciato a qualcosa, insomma, e anche questa è una cosa un po' originale nel panorama della politica italiana. Ferrati, cosa comincia oggi? Speriamo una nuova avventura, è bella. Lei ci sta? Sì, certo. Ma oggi è l'assemblea promossa da Stefano Fassina e altri compagni che hanno lasciato il PD. Credo che anche chi come me ancora prova a tenere aperto lo spazio nella battaglia dentro il partito, con Stefano, con questi altri compagni, debba mantenere un filo, sia perché continuiamo a condividere tante cose, sia perché se vogliamo ricostruire un nuovo centrosinistra popolare, largo, in grado di vincere le prossime elezioni, è evidente che queste sono energie a cui non si può rinunciare. È molto importante tenere insieme questo mondo che oggi non ha una rappresentanza, perché il Partito Democratico non è più quello che era nato qualche anno fa, ha cambiato natura e per questa ragione in un momento o nell'altro, sulla base di una vicenda piuttosto che di un'altra, lo abbiamo lasciato. Lei li chiama compagni, non so se Renzi li chiami allo stesso modo, forse già un po' più da questa parte che dall'altra. Una bella giornata, molto partecipata, una giornata di democrazia ma anche una giornata di politica, quella vera. Beh sì, perché c'è a Renzi almeno un effetto positivo che ha permesso a chi è di sinistra di rimettersi in pista, sia chi da anni contestava il PD sia chi ne è uscito da poco tempo. Assieme a questo lo scatto di dignità e di conflitto del governo greco secondo me è l'altro elemento, e quindi ci sono tutti gli elementi per riuscire a rimettere insieme la sinistra in Italia. Dobbiamo ricominciare, siamo qua per ricominciare, per avviare un cammino sui territori con tutti quegli uomini e donne che sono stati abbandonati dal Partito Democratico e domandano lavoro, domandano una scuola pubblica di qualità, domandano un'uguaglianza, opportunità, distribuzione del reddito, e oggi con tanti che hanno lasciato il PD ripartiamo. Qual è l'errore che questa volta non dovete fare? Non dobbiamo parlare di partito, non si può pensare, come è capitato in passato, con esiti negativi, come ricordava lei, di mettere assieme l'esistente.